Il caos nei pronto soccorso degli ospedali marchigiani è purtroppo una problematica sempre di attualità. Un po' da tutta la regione continuano ad arrivare segnalazioni di persone costrette a tornare a casa dopo lunghe ore di attesa e con grande insoddisfazione per l'organizzazione sanitaria. Io penso che la sanità qui nelle Marche fa veramente schifo. Devo fare una medicazione su un dito, non c'è nessuno che mi fa la medicazione. Ad Ancona nessuno fa le medicazioni. Dopo i giorni che chiamo mi risponde il CUP di prendere il numero mio di telefono che mi avrebbero richiamato. Essendo urgente vado a pagamento. Praticamente il CUP mi richiama a ottobre dicendo che io dovevo prenotare la visita per l'elettrocardiogramma. Dopo 8 mesi rispondo che non mi serve più, sono andata a pagamento. E addirittura dopo 10 giorni mi chiamano dicendo che io avevo un appuntamento per fare questo esame. Dal canto suo l'assessore Saltamartini spiega che si tratta solamente di pazientare perché ci sono soluzioni che in futuro permetteranno di risolvere la questione. Noi abbiamo speso le risorse degli italiani per formare i medici, poi adesso lavorano in altri paesi. Su questo fronte la Regione Marche ha aumentato le borse di specializzazione, oltre a quelle statali più 150 l'anno. Questo significa che dal 2026, quando si supera la gobba pensionistica, cioè quando sono di più i medici che entrano in servizio rispetto a quelli che vanno in pensione, noi avremo i medici che ci servono negli ospedali, nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Quindi la domanda dell'opposizione PD di quando si dice cosa ci metterete dentro queste strutture che stiamo rinnovando con il PNRR, con i fondi del PNRR, noi possiamo rispondere matematicamente che i medici arriveranno anche, medici di famiglia, pediatri, dal 2026 in poi. Dopodiché naturalmente il tema dei pronti soccorso è così affollati deriva dal fatto che mancano le strutture sul territorio, i medici di medicina generale, e anche su questo punto la risposta della Regione Marche è la riforma che elimina l'ASUR, azienda unica regionale con 5 aziende provinciali, quindi prossimità ai bisogni dei cittadini, piano sociosanitario, quindi tutto questo armamentario ricostruttivo e riorganizzativo lo abbiamo predisposto. Certo non si può domandare che gli effetti siano effetti dopo 2 mesi. Il PD ha governato la Regione Marche per 25 anni, a noi con le interrogazioni qui in aula chiedono di fare i miracoli in un anno, perché 2 anni l'abbiamo trascorsi con il Covid.